Bella ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cure93. Oggi sono qui su Ultimate Team di FIFA 15. Ho acquistato 1050 FIFA Points per poter comprare un po' di pacchetti. Giustamente facciamo uno sbustamento rapido. Sapete che con questi punti riesco a sbustare più o meno, mi sono fatto i calcoli, 7 pacchetti. Però ci sarà da divertirsi, vediamo se troviamo qualcosa, se siamo fortunati. Vi ricordo che 1050 FIFA Points dovrebbero costare sui 10 euro. Però si spera che magari ci sia qualche, diciamo, giocatore valido da poter utilizzare nella propria rosa. Come avete potuto vedere, la mia rosa, ve la faccio vedere anche qui, è una rosa più o meno tedesca, o comunque sia con giocatori della Bundesliga, o anche Kagawa, Bender, Blazikowski, giocatori come Subotic, Dante, Adler. Poi c'ho, vedete un pochettino, gli infortunati, che c'ho Gomez, Aubameyang, Shaqiri. E anche qui c'ho Traoré, Owedes, come potete chiamarlo, e Farman. E poi vabbè, qualche altro giocatore che sicuramente conoscete, più o meno, non lo so. Cioè, poi c'ho anche qui, ragazzi, guardate, c'ho Draxler e Smeltzer, giocatori che comunque sia sono conosciuti nella Bundesliga. Andiamo a vedere questi pacchettini oro. Allora, cominciamo con il primo, che in negozio vediamo pacchetti oro. Andiamo su bronzo premium. Andiamo su pacchetto oro premium, ragazzi. Allora, il primo, siamo pronti. Che sì, 7500 non ce li ho. Andiamo a vedere. Primo pacchetto oro, cosa potremmo trovare, ragazzi? Cosa potremmo trovare? Vediamo un po'. È Touré, che non so chi cazzo sia. Ah, ecco, contratti però. Ovviamente ne abbiamo. Liverpool, vabbè, ho sbloccato. Esatto. Siccome ho in collegamento diretto un mio amico, vi posso dire che trovate sempre 3 oro rari, però non vi potrebbe non capitarvi il giocatore. Questo è il primo pacchetto, come potete vedere, 3 giocatori che non sono il massimo, ma che non sono neanche scarsissimi, quindi probabilmente li venderò. E poi il contratto oro buono, un allenamento portiere, altri allenamenti portieri, il modificatore di ruolo, che questo costa abbastanza, costicchia, e il simbolo del Liverpool, questo lo userò subito. Però adesso conserviamo tutto nel club, lo faccio dopo. Continuiamo a sbustare col secondo pacchetto e vediamo cosa possiamo trovare. Speriamo bene, speriamo di trovare un bel giocatore, dai! Vediamo cosa troviamo, dai! Begovic gioca nello Stock, portiere, minchia, 82, non è malvagio. Ah, un altro Traoré, un attaccante. Vedete ragazzi, adesso ho trovato 2 giocatori oro. Ah, aveva ragione il mio amico, si trovano anche giocatori argento, però per, questa per la mia fortuna non l'ho trovato. Gabbiadini ho trovato, ragazzi, in italiano. Contratti, forma fisica, campionato allenatore, campionato scozzese. Ok, stemmi e divise, niente di speciale. Allora, conserviamo nel club e andiamo avanti, un altro pacchetto. Vediamo cosa troviamo questa volta. Dai, un bel giocatore, dai! Forza, voglio vedere un giocatore bello raro. Schaffer. Che cazzo è Schaffer? Non si sa. Però è divertente, mi fa ridere molto fare spacchettamenti. Quindi lo potrei rifare. Campionato allenatore, Primera Division, Veltins Arena. Ok. E anche questo pacchetto è andato. Buttiamo tutto nel club. Andiamo avanti. Pacchetto oro. Cosa potremmo trovare stavolta? Dai, un Messi, un Ronaldo, ragazzi. Un giocatore. Callejon, ragazzi. Trovato Callejon, finalmente. Almeno un giocatore decente che posso integrare nella mia formazione, per modo di dire. Tielemans. Ok, un po' di contratti, forma fisica. Modificatore ruolo, un altro, ragazzi. Buonissimo. Un pallone cazzuto nella Nike. Per non fare pubblicità, giusto per quello. E niente, Callejon, dai. E anche questo giocatore non è malvagio. Poi dovremmo riordinare tutto. Andiamo con un altro pacchetto e vediamo se troviamo un giocatore cazzuto, tipo un Royce o un Neuer. Oh, chi cazzo sei? Frey. Boh, Frey non lo conosco. Però un portiere normale. Okzipka. Contratti sempre buoni. Stile intesa giocatore buonissimo. Oh, anche crediti. Questo lo sblocchiamo subito. Riscatta oggetto. Così abbiamo un po' di soldini. Un po' di cash. Chiudiamo, conserviamo tutto nel club. Andiamo nel club. Ancora pacchetto oro.
Ci restano gli ultimi due, speriamo bene ragazzi, speriamo bene. Dai, dai che ce la facciamo, qualcosa, qualcosa. Douglas, Douglas, che cazzo sei Douglas? Non si sa. Douglas di merda, non abbiamo trovato quasi niente. 4000 crediti in regalo, grandissimi. Buonissimo questa cosa, beh, questa cosa è una cosa ottimissima. Ho trovato questo Douglas, un difensore non scarso, sembrerebbe, fa vedere, no vabbè, normale, fisicamente è bestiale. E poi, ragazzi, visto che siamo arrivati alla fine, mi auguro di trovare qualcosa di decentissimo. Andiamo sull'ultimo pacchetto, ragazzi, speriamo, speriamo bene. Dai, dai, qualcosa di buono, qualcosa di buono. Ginter, ma chi ne cazzo sei? Ma chi sei? Ma chi sei? Ok. Doppioni, Ginter, non è niente di che. Ho trovato la maglietta del Valencia. Ho trovato contratto giocatore, guarigione giocatore. E niente, vediamo qui, Chanton. Niente di speciale, vabbè ragazzi. Ci è andata male stavolta. Ci siamo fatti un bel po' di contratti. Un bel po' di tutto, un po' di giocatori di ogni genere. Sicuramente mi farò un bel gruzzoletto. Ho trovato anche soldi, cioè i crediti che possono essere sempre utili per comprare giocatori buoni. No, non possono essere, questo devo venderlo, quindi lo mettiamo sul mercato trasferimenti. Vediamo confronto a prezzo, così lo vendiamo a un buon prezzo ovviamente. Lo vendiamo a 200 e mettiamo prezzo compra subito 600, tanto lo buttiamo altrimenti. Ragazzi, cosa devo dire? Abbiamo fatto un ottimo acquisto, cioè un ottimo acquisto, 10 euro alla fine spesi per qualche giocatore con i controcoglioni, per aumentare ovviamente la rosa. Abbiamo trovato Caleon, che è un giocatore abbastanza rapido, spagnolo. Sì, è vero quello che dite anche voi, che non si trova quasi mai niente nei pacchetti, però cosa devo dire? Più di provare non è. Possiamo sempre provare a ricomprare altri 10 euro di FIFA Points e sbustare ancora sperando di trovare un bene amato giocatore rarissimo. Quindi da Curio90 è tutto, spero che il video vi sia piaciuto. Come al solito vi invito a iscrivervi, commentare, mettere mi piace se ovviamente l'avete apprezzato. Noi ci vediamo alla prossima, quindi bella raga!